Generazione in generazione, quei tralci di vite tra le mani dei piccoli rappresentano la continuità di una tradizione forte che si rinnova ogni anno. Quella festa della vita e del paesaggio del Parco del Negro Amaro iniziano a Nuvoli i lavori per la costruzione della Grande Focara, che mira a diventare patrimonio immateriale dell'UNESCO. È il momento che segna il primo atto della costruzione del Grande Falò, che il 16 gennaio di ogni anno si accende in onore di Sant'Antonio Abate, patrono della città. Grande emozione, sì, e anche grande responsabilità. Di fatto le istituzioni religiose e civili passano il testimone della tradizione alle nuove generazioni, che come dicevo prima è un fatto concreto, non è un fatto astratto e fine a se stesso. Si tramanda alle nuove generazioni un bagaglio identitario fatto di tradizione, di cultura, fatto di valori forti e di forti simboli. Da Piazza Aldo Moro il corteo, guidato dalle scolaresche dell'Istituto Comprensivo di Nuvoli, ha attraversato le vie del paese per giungere in Piazza Tito Schipa, dove alla presenza delle autorità civili e religiose c'è stata la benedizione dei fasci di legna e dei mezzi agricoli, cerimonia dal forte legame rituale con quel mondo contadino che ha dato origine e ha custodito per secoli la devozione verso il santo del fuoco. Ed eccole le basi dell'immensa focara, presto verrà innalzata con il contributo di tantissimi volontari, ogni anno richiamati dalla devozione e dalla voglia di partecipare all'evento. Da sempre il fuoco rappresenta un segno di purificazione. Per noi cristiani in modo particolare io credo che proprio in questi momenti bisogna ritrovarsi. E allora io credo che Sant'Antonio deve dare quella spinta in più per riflettere sui valori che la fede ci tramanda, per prendere l'esempio, l'eroicità, le virtù che Sant'Antonio ci insegna, di non essere pessimisti in un momento anche di difficoltà e come ci insegna San Paolo ad aspirare ai carismi più alti. Come quasi ogni anno, ormai come da tradizione, verrà realizzata a sole esclusivamente da tralci di vita. Sarà alta intorno ai 22 metri con una base di 18. Ci vorranno circa dai 60 agli 80 mila fasci per realizzarla. Sarà fatta in tre piani come tutti gli altri anni, come tradizione vuole. E quest'anno ci sarà una novità sulla focara. Verranno messi dei cavalli ad altezza naturale, alti 4 metri e mezzi per una lunghezza di 4 metri, che verranno ad abbellire la focara. La costruzione del falò rappresenta infatti una festa nella festa che caratterizzerà tutto il periodo natalizio e culminerà nella magica notte del 16 gennaio 2012, quando sarà la spettacolarità dell'installazione di Mimmo Paladino e l'energia musicale di Roy Paci e della neonata Orchestra del Fuoco ad accompagnare con una colonna sonora live ad hoc l'accensione della focara, il più grande fuoco del Mediterraneo, che alimenta e riscalda la grande festa, momento di incontro tra culture e religioni diverse, che si riuniscono idealmente intorno al fuoco buono di Puglia, simbolo universale di pace e di solidarietà nell'area mediterranea. Per il secondo anno consecutivo partecipo, devo dire, con soddisfazione e in maniera sentita a questa importante iniziativa, che poi è la giornata della vite, che segna l'inizio della costruzione della focara. È un messaggio importante da tramandare ai nostri ragazzi, di Nuvoli, di Carmiano, ma del Parco del Negro Amaro e, perché no, anche del nostro grande Salento. Lumiero è dello sangue dello sangue della terra, e degli cipugni l'usudure, te dai coraggio e tutte le paure, un mezzo quinto uno se le scerra. A mustu ferve, uggica, spitterra, rifiata, posa e cangia de colore.
Vai russo Antaura e bianco a tutte le ure, minte la pace e scazzica la guerra. Okay. Doppiate sulla mente può cangiare, girar gusia te spunta e te incidisce, oppure quando un chiana sull'altare. Lumiero insomma, io lo benedico, e ci rifiate, cappa che tradisce, non vede schietto come qualche amico. Brava, bravissima.